Buongiorno. Se ora vuole essere presa telecamera o no? No, se è possibile no. No, va bene, niente telecamere. Già sono stata sfruttata abbastanza. Telecamere. Mi scusi. Vabbè, un termine un po' pesante. Ma lo sanno, dice anche loro. Va bene, allora, come si chiama lei? Ghiribelli Gabriella. Dove è nata, quando è nata, dove risiede? Sono nata a Firenze il 18 giugno del 51. Risiede? Domiciliata in via Tricoli al 45, alla Biblioteca Nazionale. Faccio leggerla. Devo leggere ad alta voce? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pomistero, prego. Grazie Presidente. Senta signorina Ghiribelli, lei in passato ha abitato in San Casciano? Sì. Ricorda in questo momento il periodo? Io ho abitato fino all'86, 85-86 a San Casciano. E conosco molto bene talune persone. Le dispiace andare un attimo per ordine sulle mie domande? Forse è più facile anche per lei ricordare. Volevo rimanere un attimo sul discorso San Casciano. Lei dice ha abitato fino a 85-86. Ricorda da quando? Per quanto tempo vi ha abitato? Diversi anni. La casa comunque non era intestata a me, era intestata a Galli Norberto e l'avevamo presa in Borgo Sarchiani addirittura la casa, l'avevamo. Vi ha abitato per qualche anno fino all'86? Sì. E in Borgo Sarchiani addirittura? Borgo Sarchiani, sì. Borgo Sarchiani abita anche o abitava qualche persona che lei conosce di questo processo? Sì. Chi abitava? Ci ha abitato anche Vanni, poi io comunque venivo spesso anche Giancarlo Lotti, ma Giancarlo Lotti abitava a Faltegnano addirittura, però frequentava spesso San Casciano, Borgo Sarchiani, la piazza e tutto quanto. Senta, andiamo allora un attimo per ordine. Sì. E quindi lei dice qualche anno in Borgo Sarchiani con Galli Roberto. Sì. Allora andiamo per ordine. Chi è Galli Roberto? Chi era? Come mai abitava con lei? Era... Io sento facevo la prostituta, tanto ormai si sa, lo sanno tutti. Insomma. Io facevo la prostituta e Galli era il mio uomo all'epoca. E la sera venivamo per gli scopeti. Aspetti, scusi, rimaniamo sul discorso del Galli. Lei dice era la persona che stava con lei, protettore o comunque come l'ha chiamato. Per quanti anni è stata con il Galli? Dall'80, dal 78, 79. Fino? Fino... Fino a tanto, perché dopo lui è andato addirittura in carcere perché l'avevano preso proprio per prostituzione, una cosa o un'altra. Non ho capito. Fino diciamo all'88-89. Lei ricorda? Ora no, di preciso l'anno. Vabbè, è già sufficiente almeno per me. Lei ricorda se con il Galli prima di San Casciano avete abitato in posti diversi? Sì, abbiamo abitato anche a Montagnana, che è un pochino più in su di San Casciano, sì. Wow. E poi abbiamo abitato addirittura verso Siena.
Questo dopo San Casciano? Prima di San Casciano, sempre. Dopo San Casciano dove avete abitato? In Via delle Belle Donne. A Firenze? A Firenze. Senta ancora una cosa. E di San Casciano lei stava dicendo conosce sicuramente il Vanni. Sì, sì, Giancarlo. Conosce Giancarlo, Vanni, qualche altra persona, il Pucci lo conosce? Era amico di... viaggiava sempre insieme a... cosa? A Giancarlo, viaggiavano sempre insieme, venivano tutte le domeniche addirittura a Firenze, loro, e venivano insieme addirittura. Venivano nel senso perché per lei... Per venire a letto con me, poi però... Perché lei la sua... La mia attività era la prostituzione. La faceva a Firenze, chiedo scusa. Sì. Ecco, e loro venivano a Firenze. Poi ci torniamo, scusi un attimo. Sì. Ancora. Lei poi ha detto, a San Casciano conoscevo diverse altre persone e ha parlato di via Faltignano. Cioè in via Faltignano chi abitava? Lei ha accennato ci abitava un po' Giancarlo, ci ha abitato, ci vuole spiegare meglio come se lo ricorda lei? Sì, Giancarlo abitava presso un prete, non so nemmeno chi è di preciso, abitava presso questo prete, lui dicevo altre persone abitavano insieme a questo, sarà stata una casa famiglia, ora io non voglio, non posso sapere di preciso. Lei c'è mai stata a casa di Giancarlo? No, in casa no. Mai. Senta ancora una cosa, invece in via di Faltignano, non ovviamente dove abitava Giancarlo, in un'altra casa, lei ha ricordi di esserci stata a casa di un tale indovino, lei lo conosce? Come se lo conoscevo, Salvatore? Ci vuole spiegare come mai lo conosceva e quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto tramite Giancarlo, tramite la Filippa, Nicoletti Filippa, e l'ho conosciuto così. Addirittura le voglio dire di più, ultimamente quest'uomo aveva un tumore, insomma aveva avuto un tumore morto tra l'altro. Lei ricorda in che anno è morto? Mi pare nell'86, 85-86, non mi ricordo, che io ho smesso di frequentare San Casciano personalmente, ci sono poi ripassate altre volte, però personalmente ho smesso di frequentarlo alla fine dell'85, diciamo, prima dell'86. Volendo. Scusa, però Giancarlo è morto, sì, Giancarlo indovino. Salvatore è morto, capito? Ha questo tumore. Addirittura io la sera quando smettevo di fare la prostituta, quando smettevo di fare la prostituta, passavo dagli scopetti sempre con Norberto Galli. Sì. Passavo di lì e mi fermavo a fargli una puntura perché stava male quest'uomo. Tutte le sere addirittura. Quindi lei aveva un buon rapporto con questa persona, con Indovino? Sì, sì, no. Fondamentalmente era buono. L'unica cosa che mi faceva arrabbiare era perché mi faceva le riti, no? Ora ci arriviamo a quello. Scusi un attimo, ministero. Prego, signora, un attimo, qui. Ah, lei ha detto, ho conosciuto Indovino Salvatore tramite Giancarlo e Filippa. Sì. Giancarlo chi è? Lotti? Sì. Lotti Giancarlo? Sì. E Filippa e Nicoletti? Nicoletti, sì. No, per chiarire, perché sennò... Sì, scusa. Probabilmente dovrei parlarne con me. No, con i cognomi, però io per me sono... erano amici di onorevolezza. No, va bene. Ci arriviamo pian piano, bene. Presidente. Comunque era per vedere di non sollecitare più di tanto la testa e di far ricordare a lei. Senta una cosa, mi scusi, prego, signore. Prego. Le devo dire anche che io Vanni l'ho conosciuto sempre tramite Giancarlo, oltretutto, capito? Perché facendo sempre, diciamo, il mio lavoro io la domenica, perché la domenica lavoravo dal pomeriggio fino alla sera tardi, se no le altre volte andavo alle 8 la sera a Firenze, venivo sempre in via Fiume e ritornavo sul tardi. Le altre volte vuol dire i giorni non festivi? I giorni non festivi, per specificare, tanto ormai. E Giancarlo mi disse a me, dice, ti voglio presentare anche, però io tra l'altro Mario Vanni lo conoscevo di già, perché il lunedì mattina con Roberto, con il Galli,
andavamo a fare la spesa al mercato di San Casciano, non so se c'è ancora il mercato. Comunque lunedì mattina, e io già lo conoscevo Mario Vanni, però ufficio, nel vero senso della parola l'ho conosciuto tramite Giancarlo, me lo portò lui, Giancarlo me lo portò a Firenze una domenica. Mi disse, ci ti porto, dice, diversi amici da San Casciano, dice, però loro vengono col bus. Dice, io invece tanto, cioè, tu lo sai, vengo insieme a Fernando Pucci, sarebbe stato, no? E infatti mi presentò il signor Vanni. Però, anzi, mi fece quasi ridere, cioè ridere, insomma, ora, cioè, ridere, insomma, ora... Forse passa anche da meschina a raccontare questa storia. Racconti, tanto gliela chiederei io. E addirittura me lo presentò Giancarlo, vedevo Giancarlo e Fernando che ridevano davanti al bar di Via Nazionale, vicino all'angolo di Via Fiume, no? Ridevano, fate ridere anche me a questo punto, no? Fatemi ridere. E dice, sai cosa è successo? Dice, abbiamo visto, dice, Ivanni. Dice, gli hanno trovato, dice, un sesso finto, dice, dentro il bus. Dice, addirittura ci viaggiava per conto suo il sesso. E ridevano così come dei mattacchioni. E disse, per carità di Dio, mignotta, scusa l'espressione, ma... Dio, mignotta, sì, ma mia perversa faccia, io dico, per carità di Dio, lascialo perdere. E così è andata. Nel senso che era venuto, se capisco bene... insieme agli altri per venire con lei, per avere la sua compagnia quel giorno. Sì, sì. A questo racconto lei disse non ne voglio sapere. Ho rifiutato, sì. Ho capito. Senta una cosa. E le persone quindi che venivano da lei a Firenze, dove era il luogo... Presso una pensione, ha detto il nome? In Via Fiume, sì. A cosa? Al Tamerici. Era una pensione Tamerici, si chiamava Tamerici. Sì. Lei ricorda qualche altra persona di San Casciano che veniva da lei? Se non ho capito bene, male, c'erano Lotti, il Giancarlo con una certa frequenza. Sì, tutte le volte, tutti ogni poino. Nel giorno festivo venivano anche la sera? Ma anche la sera è venuta anche a cena. Io addirittura ho abitato con una persona anziana per 2 o 3 anni, ora che poi è morta questa persona. Ho abitato in Piazza del Mercato, in San Lorenzo, e Giancarlo insieme a Fernando venivano a mangiare spesso e volentieri. Quindi erano abbastanza... Sì, erano assidui, sì. Cioè il Vanni invece è venuto una volta sola? 2 o 3 volte il Vanni, però non con me personalmente, perché torno a ripetere, mignotta sì, ma meschina no, scusi l'espressione. Lei sapeva le altre volte da chi andava? Il Vanni? Sì, dice 2 o 3 volte con me una no, volta andava, sola. No, andava anche con la Filippa, andava, siamo Filippa, Nicoletti, andava con l'Antonietta... Sperduto. Lei queste cose come le sa, scusi? Le so perché quando lui andava da Salvatore Indovino, Antonietta andava insieme a lui. Ho capito, l'Antonietta Sperduto. E che andava dalla Filippa Nicoletti, come lo sa? Gliel'ha raccontato il Vanni, il Lotti? Giancarlo. La Nicoletti gliene ha mai parlato di questi rapporti? Ma la Nicoletti, da quando è successa tutta questa storia, si è chiusa in se stessa. Io sono andata addirittura a trovarla a Arezzo per vedere un attimo se la mi spiegava, mi desse delle, come si può dire, dei chiarimenti. Invece si è chiusa in se stessa e ha detto no, dice io non parlo con nessuno. Quindi le ha detto che di queste cose non vuole parlare? Sì. Ecco, ma in passato che il Vanni andava con la Nicoletti, da chi l'ha saputo? Da Giancarlo o anche dalla Nicoletti stessa? Da Giancarlo stesso. Perché la Nicoletti... Era tutta una ricca, sentami, scusi. Prego. Era tutta una ricca. Andavano tutti da Salvatore. Indovino. Da Salvatore Indovino. In via di Faltignano. In via di Faltignano. Andavano tutti lì. Mi spieghi cosa vuol dire questa chiesa? Vanni, Pacciani, Giancarlo, se si volevano trovare si trovavano sempre lì, soprattutto il sabato e la domenica.
Mi spieghi come sa queste cose? Cosa... Le so perché l'ho visto. Allora mi racconti tutto. Cosa ha visto? No, io l'ho visto perché io passavo di lì la domenica, oltretutto. Io non è che andassi soltanto la sera da Salvatore a fargli la puntura, io mi fermavo anche il giorno prima di venire a lavorare, perché le ho detto nei giorni non festivi, i giorni festivi andavo via di giorno, no? Mi fermavo, c'era Giancarlo, c'era Mario, c'era Pacciani, c'era l'Antonietta, c'era la Silvia, Milva la chiamate voi, ma cioè siamo la Silvia. Silvia chi? Silvia chi, scusi? O la, la fi- no, la ragazza è morta, oltretutto. Ma la testa? Bambino. Quella che è stata trovata morta col bambino? Mm. Abitava lì anche lei? No, non, ha, non so se abitava lì. Però era presente. Però era, a casa? Era spesso, e ogni volta ci sono passata, ogni volta l'ho trovata. A lì. Casa di Indovino? Di Indovino. Tra l'altro dopo io l'ho ritrovata, la veniva anche in Santa Maria Novella a fare la mignotta qualche volta, la Silvietta. Questa ragazza che questa è morta? Questa ragazza, sì. Anche la mamma? E la mamma, addirittura, c'è stato c'è stato delle confusioni. Ci spieghi che confusione? Addirittura perché la Silvia, quando aveva necessità, avendo il bimbo, veniva in Santa Maria Novella a fare la mignotta come me, no? E la mamma invece stava in fondo. La mamma è la sperduta, la signora sì. Sperduta. Antonietta stava in fondo dove c'è il Palazzo della Moda. Sì. Il negozio del Palazzo della Moda, non so se si chiama ancora così. E la Silvia addirittura un giorno fa, Silvia Milva, insomma io l'amo Silvia perché me la ricordo come Silvia, fa la Silvia, dice, non gli è bastato rovinare mio padre, ora viene a rovinare anche me. Fece questa ragazza ad alta voce. Ho capito. Perché il padre, lei l'ha conosciuto? Sì. Era il signor Malatesta Renato? Renato, sì. Come l'ha conosciuto lei? Nel suo lavoro? Non andavo, all'epoca però non facevo ancora la prostituta di fissa, insomma. Però ogni tanto se mi capitava facevo. Con Renato era subentrato un rapporto, insomma. Renato Malatesta, padre della Silvia, padre di Silvia e sì. Marito della Sperduta. Era subentrato un po' d'amicizia, addirittura ora se devo proprio dire tutte le cose fino in fondo le dico, e con Renato addirittura non c'era quasi nemmeno rapporto, perché io con Renato andavo addirittura in via dei Banchi. In una pensione? Sempre la pensione. Però non c'era rapporto fra me e lui di sesso. Lui era il classico tipo, cioè io credevo addirittura fosse affetto da mania di persecuzione, pensavo. Come mai? Perché ogni volta che veniva da me mi diceva sempre, si stava lì in pensione, non si faceva niente. Però mi raccontava sempre che era minacciato. Io le voglio dire di più. Una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho trovato, era tutto segnato, Renato. Allora gli faccio io, ma non è che ho fatto e ti ha fatto a botte, dico, in San Casciano, perché loro avevano un'abitudine, che quando il sabato si sbronzavano, facevano dopo o l'uno o l'altro, arrivavano sempre a fare... Loro chi, scusi? Mi riferisco a Giancarlo, Fernando, tutti quanti. E allora questo Renato? E quando venne da me... Lo trova segnato, lei dice. Lo trovo segnato e dopo siamo stati lì a chiacchierare, mi diceva, ora me l'hanno data, insomma, l'avevano proprio minacciata secondo lui, no? Però torno a ripetere, io non l'avevo preso troppo in considerazione, perché pensavo fosse una persona affetta da mania di persecuzione. Questo era il... Suo pensiero? Il mio pensiero, ormai... E poi da allora non l'ho più rivisto, Renato. Però anche lì non è che ci ho fatto troppo caso, perché la gente va e viene, per dire, entra e esce dalla vita, no? Per dire così. Io l'ho rivisto, Renato, quando mi è stato fatto dalla vestura, mi hanno fatto vedere la fotografia di Renato, impiccato, è quello che è morto impiccato. L'ha riconosciuto in quella persona lì? Sì. Come l'aveva conosciuto lei? Lo ricorda? Si era fatto avanti lui? Vi eravate conosciuti a San Casciano?
No, non ci sarà uno scioltino così. Succede a volte, no, conoscersi così. Però ci siamo frequentati, torno a ripetere. Ci siamo frequentati. E veniva lui a Firenze? Sì. Senta una cosa, sa se... cioè il Renato gli ha mai parlato del Vanni, del Pacciani, se li conosceva? Ma sono passati tanti anni, ricordarsi proprio tutto mi sembra una cosa un po'... Non lo ricorda, non si preoccupi. Senta una cosa, lei diceva, ha detto prima, che il Vanni veniva a Firenze e andava, se non ho capito male, con altre prostitute. Lei sa indicare qualcuna? Qualche nome? Ha indicato delle sorelle, se non sbaglio. Sì, lui se la faceva con due di Prato, due ragazze di Prato. Ah, quelle anche di Massa Carrara, lui andava anche con quelle due di Massa Carrara. Una era bionda, una era mora. E tra l'altro erano due sorelle, la mora addirittura era anche lesbia, andava sempre con loro anche da ultimo. Lei ha mai parlato con queste due sorelle dei rapporti, del tipo di rapporti che aveva con loro Vanni? E loro mi dicevano che andavano con lui, però ora non è che ora io purtroppo sono stata costretta a smentirmi e raccontarci, cioè, a sputtanarmi, tanto per parlare alla fiorentina, mi scusi. Ma se no, non è che ci si racconti proprio tutto, anche fanno donne, capito? Lei non ricorda se queste due prostitute... Lei ricorda il nome innanzitutto di queste donne? È più facile se ne ricordi Giancarlo o Mario Vanni. Vabbè, vediamo. E queste due donne di cui in realtà lei dei nomi ha fatto, poi vediamo, le hanno mai raccontato che con loro lui usava vibratori? Sì, questo gliel'hanno sì, detto. Qualche volta lo raccontavano, ma così, ma si torna a ripetere, non è che si va a approfondire, capito? Anche fra noi donne di vita, capito? Non è che ci si racconti proprio. Però questo discorso era venuto. Sì, tra l'altro, torno a ripetere, le mi scusi, che questo discorso è venuto ed è stato confermato dal discorso che mi faceva Giancarlo. Di allora era vero, perché non ci volevo credere a questa storia, no? Che lui agisse con dei falli finti, no? Però quando Giancarlo mi raccontò questa storia, cioè che lui che gli era andato via un vibratore, dice, sulla Sita, allora mi venne in mente il racconto delle due poste. Delle due ragazzine, sì. Di massa. Senta, e lei ha mai saputo da qualcuno se il Vanni con la Filippa andava anche in qualche pensione? A Firenze? Ma io so che andava in Niagara, dietro a via Faenza, con la Filippa. Quindi lui andava con la Filippa, anche con la Filippa a Firenze? Sì. Il Vanni? Al Mia Cara si chiama questa pensione. È una pensione, sì. Benissimo. Senta una cosa... Lei ci ha parlato anche, ha accennato che in questa casa dell'Indovino facevano delle riunioni, lei vedeva qualcosa la domenica quando ci andava. Ci può spiegare meglio che riunioni erano? Ci ha detto prima chi vi partecipava, almeno chi ha visto lei, ma volevo capire meglio cosa, se ha visto queste riunioni o se ha visto qualcosa che No, un momento, io non è che ho visto queste riunioni, specifichiamo. Io quando andavo la domenica o il sabato sera, quando io tornavo dal mio lavoro, diciamo così, io mi fermavo lì da Salvatore, sempre questa storia che dovevo fargli per forza la siringa perché stava male, no? Aveva questo tumore. E ho trovato tante volte una stella a cinque punte, dei ceri, trovavo delle bottiglie vuote. Poi posso parlare volgare? Parli volgare se serve. E addirittura dei guanti preservativi, come si chiamano. Addirittura trovavo tutte queste cose qui, dei ceri intorno a queste punte nere. Prego, prego. No, questo trovavo. Sul letto c'erano dei segni? C'era qualcosa? Sì, c'era del. No, c'era spesso e volentieri, c'era del sangue, ma. Quello uno non ci può fare nemmeno caso, perché può pensare anche a una donna gli sia venuto per dire le sue cose.
Però io ci ho provato anche del sangue. Spesso? Spesso. Quando? Sempre il sabato sera o la domenica quando passavo. Ma era nel letto della camera? C'era un letto solo? C'erano più... Sì, c'era un letto a una piazza e mezza. Più c'era un lettino anche. Questi segni lei li trovava nella camera o nella... Sì, nel letto. E gli altri, queste... Questi segni? Quelli del sangue abbiamo capito. Gli altri di cui ha parlato, candele, cartelli... Sì, no, appena si entrava in casa di Salvatore. Appena si entrava in casa di questo Salvatore, c'è un'entrata però enorme, no? Almeno l'impiantito era di mattoni rossi, di questi vecchi, mi si usava una volta, di questi otti. E c'era tutte queste... Appena si entrava c'erano queste cose così. Senta, lei ha mai visto se c'era un cartello con delle lettere? Sì, io ho visto anche un cartellone. Ce lo può descrivere? Era un cartellone grande, come si può dire? Insomma, prendeva un tavolo, si può dire. Cartellone di carta, di cartone? Una di cosa. Cartone, sì. Sì. E c'era una lettera, da una parte c'era un sì e da una parte c'era un no. Poi c'erano tutte le lettere dell'alfabeto e nel mezzo c'era sempre questa, una tazzina di caffè. Era su un tavolo questo? Su un tavolo. A volte sul tavolo, a volte l'ho trovata anche in terra. C'era poi la... guardi, signore, invece di domandarla a me, lo può domandare direttamente a Giancarlo. Non si preoccupi, io glielo chiedo. Lo può confermare lui. Lo chiedo a Giancarlo. Siccome un sì, sì, stia tranquilla. E siccome un cartellone simile è stato trovato e poi l'abbiamo fatto vedere alla corte e corrisponde esattamente alla sua descrizione, volevo io capire... Gli ho detto c'era tutte le lettere dell'alfabeto, anche i numeri? Anche i numeri? Non me lo ricordo ora in questo momento. Uh-huh. Io mi ricordo soltanto che c'era tutte le lettere dell'alfabeto, poi c'era un sì da una parte, un no da un'altra e una tazzina di caffè vuota però, ma sporca di caffè, nel mezzo. Ha mai chiesto a qualcuno a cosa serviva questo cartellone? No, perché non mi interessava. Cioè, quando una cosa non mi interessa, non domandi nemmeno. Poi, qualche cosa pure l'ho intuito dal discorso, avevo visto anche questa stella a 5 punte, questi ceroni grandi. Scherzetto per me. Ceroni erano molto grandi? Sì. Tipo quelli che si usa per quando una persona è morta. Nelle ecco, capite, nei funerali. Quelli grossi. E erano state accese? Sì, sì, sì. Accese e spenti, che io trovo spenti. Senta, ci può parlare di tutte le persone che lei ha a suo tempo memorizzato che frequentavano quella casa? Finora io ho capito Vanni, Pacciani, Indovino. No, no. Ah, c'era solo il fratello di Salvatore, Sebastiano. Poi c'era un altro che viaggiava a un camper, diceva che era un mago anche lui. Si ricorda come si chiamava? Io l'ho sempre chiamato il mago. Lo conosce Manuelito, forse? Manuelito, un nome così? Non lo so. Non lo so. No. E questa persona era amico di Salvatore, era amico degli sì, altri? Sì, sì, no, era proprio amico di Salvatore. E faceva il mago lui con un sì, camper? Sì, sì, con un camper veniva lì. Addirittura, devo dire la verità, addirittura la Silvia, era stata, credo per un certo periodo fosse stata la donna di questo mago, penso. Come mai dice questo? Penso perché lei ne era innamorata veramente. Non faceva altro che parlare di questo mago, e spesso quando io passavo di lì, da casa di Salvatore, lei si chiudeva nel camper con questo mago. Ha in mente qualche altra persona? Dice il fratello di Salvatore, come si chiama, se lo ricordi? Sebastiano. Poi c'è delle persone, erano di Prato. Sì, ora i nomi di preciso. Tale Luciano, lo ricordo. Luciano, era piccolino. Poi c'era, lui frequentava una ragazza piuttosto grassoccia, Mora, ora non me lo ricordo il nome. Frequentava nel senso la portava lì? Sì, la portava lì, venivano lì.
Poi ricorda qualche d'un altro. Erano tutti amici di Salvatore questi? Sì, sì. Tra l'altro io devo dire anche un'altra cosa. Io Salvatore non l'ho conosciuto lì, ecco, a San Casciano. Dove l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto a Prato. Ci spieghi come mai? Tramite Sebastiano l'ho conosciuto, il fratello. Ed è stato proprio Salvatore che ci ha fatto trovare l'appartamento in Borgo Sarchiani. Ho capito. E come mai l'ha conosciuta a Prato? Lei frequentava Prato, ricorda in che epoca? Sì, io mi sono separata nel 77, nel 78, tutto il 78 ho frequentato, no, tutto il 78, i primi 3-4 mesi del 78 ho frequentato Prato e di conseguenza la piazza stessa, gli la amici. Piazza quale, scusi? Piazza del Domo. Di Prato. C'era qualche locale, qualche bar? Sì, c'era un bar. E lei al bar ha conosciuto Sebastiano? Sì. E veniva anche il Galli lì o il Galli l'ha conosciuto dopo? Il Galli l'ho conosciuto in un secondo tempo. Quindi... Quando tornai, che l'ho detto, primi 2-3 mesi sono stata a Prato. Poi sono ritornata a Firenze e Roberto si avvelenò addirittura... con dei funghi, era andato a mangiare da mamma Gina, mi c'era trovato dei funghi, insomma conobbi Roberto, l'ho fatta la mia, insomma. Il Roberto Gallo. Senta una cosa, lei sa se in questa casa di Indovino c'erano anche ragazze giovani, qualcuno alle sì, portate? Ce n'erano tante minorenne. E chi ce le portava? O Sebastiano o quello lì, quello là, Giancarlo. E dove le trovavano queste ragazze? Lei lo sa? Non lo so, io posso ne andare. No, nel caso lei l'abbia saputo, non si meravigli della mia domanda. No. Erano sempre diverse o erano sempre le stesse? Parecchie erano, ma parecchie erano, stavano a Prato, frequentavano questo bar, c'è il bar Rolando, in Piazza del Duomo, e loro venivano tutti in Piazza del Duomo. Tutti chi, scusi? Giancarlo, lui, poi veniva Sebastiano, Salvatore, Lucianino di Prato. Un certo Domenico Agnello le dice qualcosa? Cavolo, sono amici. E chi era questo? Lui aveva una specie di, come si può dire, di bancherella ma alto livello di frutta in Piazza Mercatale. E veniva anche lui in via di Faltignano? Sì, era mio di Salvatore. Sa che fine ha fatto questo Domenico? Ma che? Non lo so, non l'ha più visto. Senta un po', ma... questa... No, a parte di queste persone, vi devo dire la verità, io da quando mi sono smesso un po', non le ho più frequentate queste persone. Di conseguenza non so nemmeno... se esistono ancora o non esistono, capito? Ho capito. Io l'unica persona che so che esiste in questo momento è Giancarlo e lei e Fernando, perché loro fino a che non è stato implicato in questa situazione lui fino al giorno avanti l'era a mangiare da me. Ho capito. Perché quando a me mi sono venuti a domandare, addirittura sono degli inquirenti, sono a domandarmi, dice, ma te hai visto, diceva, che macchina? Qualche cosa, hai visto nulla? Io, di dove? Dice, degli scopeti. Dice, perché Giancarlo ha fatto il tuo nome. Io, ma a che scopo dirmi nome? Dice, ma non l'ho mandato questa storia. Dio, ma io lo dissi già all'epoca che ho visto una macchina rossa scodata, perché non mi chiedete mai che tipi di macchine sono, perché io delle macchine, però era rossa. Se non che quando vengo a sapere dall'inquirente che Giancarlo aveva ampliato me, che poi praticamente, ora dopo fra parentesi lo dico, anche quest'altra storia, se non che dopo io telefono a Giancarlo a San Casciano, gli faccio, Giancarlo, e puoi venire di un attimo a Firenze, io c'ho da parlarti, e gli faccio, Giancarlo, dico, ma Dio ha ampliato me, Dio, ma non è che per caso fosse tua la macchina? Io ho visto quella sera allora. E lui mi risponde, perché non ci si può fermare nemmeno a pisciare? Con questo si dà la zappa a sedere da sé. L'ha ammesso poi che era lui, quindi non no, c'è da... Io
L'ha ammesso dopo, signore, non si preoccupi. Io le dico quello che è stato detto là, e quello che è al stato di là fatto. Della zappa sui piedi. Lei di questo sera in cui vide questa macchina ricorda qualcosa? Come mai passava di lì? Ma io passavo perché venivo a Firenze a fare, a lavorare. Quindi, 10 anni. Quando vide questa macchina, dove si trovava? Che ore erano? Che... No, la macchina la vidi quando ritornai da Firenze. Quindi la sera, la notte? La sera. Dove stava andando lei? Stavo andando a San Casciano, a casa. Stava andando per caso da Indovino? Non lo sa? Ma ero già fermata perché... A venire da Firenze. La sera in cui torna a casa a San Casciano, è sola o è con qualcuno? No, io ero sempre con Galli. Col Galli. Con Roberto ero sempre. Ricorda, grosso modo, a che ora può essere stata quando tornavate? Ma io, senta, più tardi di mezzanotte, 11:30, mezzanotte, l'ho mai fatta in giro. Lei, sì, più o meno. Lei ricorda allora di aver visto questa macchina rossa, dice scodata, e poi ha fatto quel discorso con Lotti che abbiamo saputo quelle cose. Lei di questa macchina ricorda come era messa, se era verso in direzione in un posto particolare o la ricorda per strada, vicino alla piazzola? No, no, era vicino alla piazzola, era, no? Però il muso l'aveva verso, per andare verso San Casciano, aveva il muso. Lei si deve rendere conto, Firenze, la zona, capito? Però io probabilmente ho fatto anche una bischerata, probabilmente, secondo me, perché io già il giorno avanti avevo detto a Salvatore, a Indovino, ma guarda Dio, c'è della gente, però non sapevo se era una persona o due persone o gente più. Dio, c'è della gente, dico, e sta lì, dico, nella piazzola, dico, con una tenda canadese. Dico, ma non hanno paura il buio? Io lo dissi questo. A Indovino. A Salvatore c'era altra gente, c'era anche gente di Prato, c'era Luciano, c'era queste altre figliole che sono amiche di Luciano, no, sono altre. Io lo dissi questo discorso due giorni avanti. Perché lei l'aveva vista nei giorni precedenti passando di lì questa tenda? Sì, l'avevo già vista. Due giorni prima l'avevo vista, perché io ormai la strada era quella. Io da San Casciano non è che prendessi la superstrada, ormai facevo quella strada lì. Perché per andare da Salvatore o a casa sua era la strada più semplice? O perché sceglieva? No, per evitare il traffico della superstrada, insomma. Ho capito. Di lì si passava meglio e si camminava meglio. Torno a ripetere all'epoca, perché io c'ho ancora da ritornare lassù, per dire. Senta una cosa, e di quella macchina che vide quella sera, quella macchina rossa che abbiamo capito ora qual era, e lei dice quella sera era in macchina con il Galli, ne avete parlato? Sì, glielo dissi a Roberta e Galli, gli faccio, dico, ma no, ma lo sa quando ne abbiamo parlato? Ne abbiamo parlato il giorno dopo. Quando? Perché la mattina dopo siamo andati noi a fare la spesa. Era un lunedì. Lei ci ha detto andavate a fare, sì, la spesa il lunedì. La polizia della SAM, squadra antimostro, è alto, no, il cognome non lo so, il nome nemmeno, è alto, capelli rossi. Io già l'avevo visto proprio lì, alla piazzola, questa persona. Parliamo di questo discorso che avete fatto col Galli della macchina. Sì. E la mattina dopo, quando si trova tutta la polizia, tutti quanti. La mattina o il pomeriggio, perché fu scoperto verso le 2 questo omicidio? Ma io mi ricordo che c'era un sacco di polizie. Ma ora fosse la mattina, fosse. Vabbè. E gli faccio, Roberto, dico, ma bisogna dirlo, dico, allora dico in questura, dico, andiamo da Carabinieri, se no, dico, a dire c'era sta macchina rossa, io ieri sera, stanotte. E lui mi fa, per carità, non voglio noie. Mi disse Galli, ma lui non voleva noie perché già aveva avuto delle noie, sempre per via di me, per fatto la prostituzione, capito? Allora non voleva noie, dice no, sta zitta, mi disse anche, non ti azzardare a dirlo a nessuno, mi disse, se no son botte, mi fa. Te fa finta di non sapere nulla e basta, mi disse. In quel momento lei o Galli sapevate di chi era quella macchina o no? No, io era di lui, l'ho saputo ora, dopo tutti questi anni.
Perché quando l'ha conosciuto lui, lei che macchina aveva il Lotti? Prima ne aveva una Celeste. Ma Che poi l'aveva picchiata addirittura con la Filippa dell'Ombriano, andavo finito sotto un fossato. Sì, quando l'ho conosciuto io praticamente avevo macchina Celeste. Ho capito. Il Galli le dette l'impressione di aver capito di chi era quella macchina? Lui lo sapeva o nemmeno lui? Non lo so, perché coi Galli è tutta un'incognita. È tutta un'incognita coi Galli. Ho capito. Cosa vuol dire tutta un'incognita? Non si sa mai. Non si sa mai? Lei l'ha rivisto più, il Galli? Lo frequenta ancora? A me, io sento, le dico la verità, a me me l'hanno messo a confronto tempo fa i Galli, no? Ora io le ho già due sere. Più. Ah, ecco, prego. E due sere, a parte che sera non ci sono andata, due sere però che ogni tanto ritorno in via Fiume quando ho necessità di soldi. Siccome dice gli è scappata la moglie con la figlia, dice gli ha portato via 50 milioni di roba addirittura. Questo Galli? Sì, ai Galli. E viene sempre lì a scocciarmi, io lo dico. Che il Galli in questi giorni è venuto da lei? E le ha spiegato perché? Si vorrebbe rimettere con me, ma si vuole rimettere con me per la bellezza. Si vuole rimettere per questi, abbia pazienza. Ho capito. Dice, questa ce le ritornava sulla strada, dice, ora me la ripappo io, capito? Invece io vado sulla strada, quando ne ho fatto uno o due per campare il giorno dopo per me, basta. Abbia pazienza. Molto chiaro. Senta una cosa, lei ricorda se in via di Faltignano o nei pressi abitava un tale Ezio? Sì. Chi era? Ma Ezio c'ha un negozio... di cosa? Di aveva, ora non lo so, aveva un negozietto di generi alimentari, vendeva sia frutta, oltre alla frutta anche pane, tutto quanto. Io questo Ezio l'ho conosciuto grazie a lui. Lui chi? Sempre Lotti? Giancarlo, tramite lui, perché una domenica io ero senza pane e passati lì c'era lui insieme alla Filippa, le andò a Salvatore. Faccio, io non lo posso trovare un po' di pane, e mi fa lui, dice, vieni ti ci porto io, mi porto lui da Ezio. Questo Ezio era anche, oltre a essere un negoziante, frequentava anche lui la Filippa o la casa di Salvatore, era amico di Salvatore? Era più che altro amico di Salvatore, comunque frequentava sia la Filippa e me, perché dopo frequentava anche me, parliamo, diciamo le cose me le stanno. Mi sembra che lei sia molto chiara, su questo non abbiamo dubbi. E questo, la Filippa faceva grosso modo la sua stessa attività o casualmente? No, l'ha sempre fatta la Filippa, la vita. E la faceva anche in casa lì? In casa di Salvatore faceva la vita. Addirittura, siccome lei era, se la dividevano in due, sia Giancarlo che Salvatore. Quando la Filippa era ubriaca, magari Salvatore la buttava fuori, allora lei andava al ponte rotto da Giancarlo. Poi quando gli girava le scatole, prendeva e ritornava da Salvatore, sempre la Filippa, no? E addirittura mi raccontava che quando non aveva soldi, magari per pagare la bolletta, la luce o che sia, addirittura allargava le gambe a quello dell'Enel. E faceva un pari, insomma. Pagava le bollette in natura? Sì. Beh, insomma, non è stata nella prima né l'ultima volta, probabilmente. No, no. No, nel mondo, non mi riferivo alla Filippa. Sì, ma se lo sapevo l'avevo fatta anch'io. Sempre in tempo. No, davvero ormai. Senta una cosa. Le due, siccome mi è venuto sott'occhio ora, le due prostitute di massa, le due sorelle che, a dire delle persone che lei ha citato, avevano come cliente il Vanni, si chiamavano per caso Veronica e Alessandra. Brava, Alessandra e la Veronica. Bravo, me l'ha detto lei a suo tempo, quindi non me lo sono inventato. Comunque, perché, a leggere sono bravo. Alessandra comunque si è sistemata ora.
La Veronica so che ha trovato un appartamento dalle parti di San Frediano addirittura. Ma la Veronica è quella mora, è quella lesbica. La Sandra invece no, si è messa uno. Perdona nessuno, lei. Senta, io una... no, io non perdono nessuno, perdono dice, me stessa, se dice la perdono gli altri. Ma mi serve per capire se dice la verità. Senta una cosa, lei sa se il mestiere, cioè l'attività che faceva Indovino, se anche Indovino veniva chiamato mago, faceva il mago, sì, oltre quello del campo? Sì. Ecco, da chi l'ha saputa? Dallo stesso Indovino? Che tipo di magie no, faceva? No, dallo stesso Salvatore, perché quando io la sera tornavo, per dire il sabato o la domenica, torno a ripetermi, e sul tardi che mi fermavo vedevo queste tracce, allora le prime volte sono stata zitta, dopo la curiosità, si sa, la femmina, chiesto e mi è stato detto questo, dice sai, dice ma... Noi la sera dice, ci mettiamo qui, dice viene Luciano, aveva state due figliole, più ogni tanto portava qualche ragazzina giovane, perché ce l'ho trovata anch'io le ragazzine giovani, perché magari non avevano più la possibilità di tornare a Prato, perché è chiaro Luciano ritornava per cavoli suoi dopo, allora rimaneva a dormire lì da Salvatore. Ecco perché io il giorno dopo, il giorno successivo, che vedevo me le presentava Salvatore. Capito, ma io le chiedevo come sapeva da Salvatore che magie faceva, che tipo, al di là delle sedute o quelle cose spiritiche che ci hai raccontato, in questa magia, perché lo chiamavano mago, cosa faceva? Lo sa lei? Io non lo so, no. So che addirittura a una ragazza, che non mi viene il nome di questa figlia. Faceva filtri, non lo so, cose sì, di le carte. Bravo, stavo dicendo, a questa ragazza gli aveva fatto dei filtri addirittura. Però so che questa ragazza è stata anche tanto male, oltretutto. Sa chi era questa ragazza? In questo momento il nome non mi viene. Forse se avevo portato all'agenda, forse la rintracciava. Ah, ce l'ha sull'agenda? Poi lo fa sapere alla polizia? Sì, o alla corte se lei ritorna. Senta una cosa. Come se ritorna? Se c'è necessità di richiamarla, se no sì, intanto lei. Io parlo ora, non parlo più. Vabbè, la corte è libera di richiamarla, signore. Senta una cosa, parli ora già che deve parlare. Ma. Senta ancora una cosa, mi scusi. Va bene, a San Casciano erano tutti grulli. Io ci sono andata a abitare, scrivi un po' di grullaggio, la mi è venuta. Non ho capito. Lei ricorda se la domenica in cui poi la sera vide tornando da Firenze quella macchina rossa, se quel pomeriggio erano venuti i Lotti, il Pucci o qualche altro? Sì, perché loro il pomeriggio venivano sempre da me, di domenica, poi sabato, la domenica erano sempre. Non ne mancavano uno? No. Ne saltavano uno di sabato e di domenica. Beh. Poi mangiavano magari da me e se ne andavano. Questo lei ricorda se quel pomeriggio, quella sera, vennero da lei? Quella domenica? Ma io senta, io ora perché Giancarlo è in gabbia, perché se no in... sono convinto non sarebbe scappato nemmeno ora, insomma. Loro venivano, c'è verso. Quindi lei ricorda che siano venute anche quella domenica? Sì. Lei ha possibilità, a distanza di così tanto tempo, di ricordare l'orario o si ricorda grosso modo in che orari venivano? Ma l'orario era questo, loro venivano alle 2:30, cioè dalle 2:30 alle 3 loro erano lì. Venivano in macchina? In macchina, però la macchina la posteggiavano e poi venivano a piedi. Quindi lei non ha visto con che no, macchina. E se no, si figuri, se no se mi ricordavo della macchina, se era la sua o meno. Capito? No, se ne stava al piano e così, se no. Fibbia. Senta, sa se nella casa di Indovino era frequentata anche da sardi, da qualche sardo, o ne ricorda qualcuno? Qualche persona di origine sarda? No, in questo momento no. Veniva, ho detto, Agnello veniva. Era sardo questo Agnello?
No. No, è siciliano. Uh-huh. Veniva lui. Però aspetta, perché quest'anello era mio anche di Vinci. Io le devo dire questo discorso. Ce lo dica, signora. Questo era Domenico mio... Agnello era amico di Vinci chi? Vinci. Vinci chi? Quello che l'hanno ammazzato. Vinci Franceschi. Mm. Come sa che era amico? Perché anche questo agnello non glielo possiamo chiedere perché è sparito, non riusciamo. Si è volatilizzato tanti anni fa. Io sapevo dove era Prato. Sì, e vabbè, noi non lo troviamo, sembra sia. Non sapevo. Il cadavere non è stato trovato. Piazza Mercatale. Bene, allora ci può raccontare come sa e qual era questa amicizia fra Vinci Francesco e Domenico Agnello? Perché venivano spesso e volentieri all'epoca quando era a Prato, al bar. Siamo negli anni 78-80. Sì. E venivano al bar di Rolando in Piazza del Domo a Prato. Li ha visti insieme? Mm. Beva pure, me. Beva pure. Poi parliamo. No, erano sempre insieme. Erano. Agnello Domenico e Vinci Francesco. Sì. Ma lei Vinci Francesco ce l'ha presente perché lo conosceva all'epoca? No, non ce l'ha presente. Ce l'ha presente. Mm. E frequentavano il bar Rolando di Piazza del Domo a Prato. Vinci Francesco a San Casciano l'ha mai visto lei? No. Cioè, non... Non lo ricordo, non l'ha presente. Altri sardi che frequentavano o che conoscevano... Ah, un certo Draculino. Ecco, proprio quello mi riferivo. Lo chiamavano Draculino perché gli manca denti davanti, no? Mm-hmm. Sì, oh, tanto mi sa che la cosa malestra. E anche Draculino frequentava la casa di Salvatore. E di questo Indovino. Draculino era un sardo? Sì, sardo. Al di là del soprannome, sa come si chiamava in realtà? Ora non me lo Sanna può essere, ora non me lo ricordo. Era giovane, vecchio. Sanna. Cosa faceva? Sanna, il delinquente che lavoro facesse. Sanna mi sembra. Ricorda se anche questo Salvatore mi pare. Se questo Sanna era anche lui amico del Vinci? Sì, erano tutti amici perché praticamente quel bar di Rolando era un ritrovo proprio di sardi. E in questo ritrovo i sardi c'erano anche Salvatore e Indovino. Il suo fratello Sebastiano, c'erano tutti, c'era Lucianino. Paradiso si chiamano. Sì. Ma si conoscevano questi gruppi? Cribbio, erano sempre a bere e a mangiare insieme. Io al momento non ho altre domande, Presidente, grazie. Signore, scusi, lei ha detto che... Ha conosciuto Renato Mantega, sì, la quale veniva da lei, sì, e si lamentava per le minacce che riceveva. Sì. Le ha mai confidato da chi riceveva queste minacce? No, perché ora le devo dire anche questo discorso. Non me lo diceva perché a me se me ne importava fino a un certo punto, poi a questo livello qui, perché, torno a ripetere, ormai io mi ero talmente convinta, autoconvinta mi ero che lui fosse affetto da mania di persecuzione. Scherzo, non mi interessava nemmeno andare a approfondire la storia, tanto più di tanto, capito? Se è stato uno sfogo suo, che si fosse sfogato dicendo chi è, perché lei ha detto anche che era segnato in volto. Sì, l'ultima volta che l'ho visto, poi non l'ho più rivisto vicino. L'ho rivisto in fotografia. L'ho rivisto in fotografia. Mm? Queste botte non ha mai detto da chi le aveva avute o date, insomma. No. Una cosa, lei conosceva la moglie di Renato Malatesta? Antonietta veniva a fare la mignotta al Palazzo della Moda. Sì. Abbia pazienza. E con chi si accompagnava, indipendentemente che poi venisse a Firenze a fare il mestiere, ma con chi si accompagnava quando era nella casa di via Falfignano? Di Salvatore? Sì, di persone che ci sono qua. Con chi andava? Con lui andavano diverse persone da Antonietta. A lei bastava prendere soldi, poi. Senta, e Malatesta Renato come prendeva questa circostanza che
che la moglie andasse con lui, con Vanni, con Lotti e con altri? Come la prendeva? Si era mai lamentato con lei di questa? Torno a ripetere, io non gli davo peso più di tanto a questa storia, cioè anche se lui avesse voluto parlare lo bloccavo io, capito? Nel parlare, perché tanto ormai mi ero autoconvinta e convinta che lui si fosse affetto in maniera di persecuzione. Questo ti capisco. Che non andava a approfondire di tanto, capito? Però questa convinzione poi che le è passata? Mi è passata perché era sparito lui. Abbiamo pazienza, ma scusi, lei la fa bene perché l'ha un avvocato, un uomo, ma una donna di vita la sa per esperienza, che un uomo può stare anche 10 anni, magari ha preso la fissa con te, può stare 10 anni a venire con te, però dopo di punto in bianco sparisce. Ora, che questo sia morto, che questo se ne sia andato via, io e Renato fosse morto, io l'ho saputo dagli inquirenti perché mi hanno fatto vedere la fotografia, perché ero convinta che lui fosse ritornato o con la moglie o con qualcuno, se avesse trovato una linea per conto suo. Mi avevo a pensare che l'avessero ammazzato davvero. Volevo appunto una cosa, una precisazione, che l'avessero ammazzato davvero. Questo discorso qua è molto importante, perché questa persona aveva avuto delle minacce, poi aveva avuto delle botte, e quindi lei era convinto che lui soffriva di mania di persecuzione, e invece viceversa aveva motivo di avere paura. È quello il discorso. Io, infatti, non ci interessano, avvocato, per cortesia. Infatti, avvocato, è quello, io non mi so scusare, perché ho detto mi autolesiono. È quello, io non mi so scusare, perché ho detto mi autolesiono adesso. Non mi so scusare proprio questo discorso, perché se io avessi prestato un pochino più di attenzione a Renato, probabilmente non sarebbe nemmeno, o può darsi anche lo stesso, ma almeno non mi sarei sentita in colpa, capito? Va bene, signore, grazie. Una cosa, ancora. Ancora. Dunque, lei ha detto, no scusi, sarà una cosa breve, poi lei ne ha già parlato, è una puntualizzazione. Lei ha detto appunto che venivano fatti nella casa di via Fartignano dei filtri di amore, no? Gliel'ho domandato. Sì, sì. Beh. E che c'era un mago, un altro mago, quello di Stato, sì, no? Sì. Chi era più bravo dei due maghi? O che ne so io, l'abbia pazienza, che discorsi la mi fa? Io non mi avevo bisogno di magia, io soldi me li sono sempre guadagnati, bene o male me li sono sempre guadagnati, non ho bisogno di magia. Me la venga a letto con me e poi si starà a vedere. Altro è magia. Questo punto. Signora, si calmi un pochettino, Signora? Sì? Signora? Sì? Allora con lei, qui. Questo me lo sono inventato. Lei al verbale ha dichiarato, nel verbale del 27, cioè, non se lo ricorderà molto probabilmente, nel verbale del 27 dicembre 1995, io contesto questa circostanza che lei dice che non sa chi era. Scusa, avvocato, di cosa parla lei? Avvocato Colau, avvocato Colau, scusi, cosa parla? Io parlo che nel verbale del 27 dicembre 1995. Per cortesia, c'è un po' troppo brusio, io capisco il momento, però mi dica. Dunque, allora dico, la signora a verbale lei ha dichiarato, era l'indovino stesso a preparare i filtri d'amore. Sì. Ma il vero maestro. Tu sei avvocato. Io ho detto. Sì, però era quello del camper che veniva solo il sabato. Il sabato e la domenica veniva, lo del camper. Ora un'altra domanda poi. Ancora. Un'altra domanda ancora, signora, mi scusi. Lei non sa questi filtri con cosa venivano preparati? Ma scusi, ma se io sapessi come facevano a fare questi filtri, mi sarei fatta soldi. No, lei deve dire se lo sa o non lo sa. Ora non entri in polemica, non lo faccio lo spiego. Non lo so, ma gliel'ho già detto anche da avanti. Va bene. E insiste. Una cosa, signora, lei si ricorda di aver visto la macchina rossa del signor Lotti a Firenze, vicino alla Biblioteca Nazionale, una volta?
Ma Giancarlo veniva sempre, io abito alla Biblioteca Nazionale, Giancarlo addirittura veniva addirittura proprio con la macchina rossa, però non con la macchina che la dice, forse la vorrebbe insinuare, veniva una 131, addirittura lo sa perché so che è una 131, perché aveva la portiera rosa da una parte, era tutta rossa, venne con la portiera rosa. Si ricorda di aver detto Giancarlo? Ma Giancarlo veniva, anche ultimamente andavo smesso di fare la mignotta, veniva lo stesso a trovarmi tutte le domeniche. Parliamoci a rotondo. Dunque, lei signora, si ricorda di aver detto a Giancarlo Lotti in qualche circostanza, vuoi vedere che sei tu il mostro? Sì, più di una volta. Ecco, ci vuole spiegare il perché? No, perché siccome lui viaggiava sempre così, e poi parlava spesso di questa storia, non so neanche rifaccio, forse lei probabilmente non si ricorda la ex filastrocca che c'era a Firenze, Cicci Cicci tu sei il mostro di Scandicci, forse non se la ricorda questa filastrocca, e noi sarà avvezzi da stronze, perché siamo tutti stronze, cioè io almeno sono stronza, e sì, ormai si diceva in giro questa filastrocca, ma Giancarlo ha sempre negato. Fino a quella sera famosa, che a me io fui chiamata dagli inquirenti, allora io l'avevo già vista questa macchina. Fino a quella sera lì io non ho mai saputo, ma se ne rende conto, io sono stata a 16 anni a frequentare un essere del genere, mi veniva in casa. Quando io ho in casa una donna di 83 anni, la sera mi rende conto di questo, a che rischio sono andata. Senta, scusi, a proposito dei rischi in cui lei è in corsa. Lei subì un'aggressione nell'85. Ma lo sono subite tante. Un'aggressione no, di due uomini con un coltello. Sì. Ci vuole parlare di questa aggressione che subì? Sì, ma questo non c'entra nulla. Dove si verificò? Si è verificato in via dei Banchi. In via dei Banchi, il Galli era in carcere. E lui mi scriveva tutte le lettere, perché poi se la vuole sapere, se la vuole delle delucidazioni la può sentire dal dottor Locurto. Sicché no, non mi faccio ripensare a quello. Che c'entra questa con quest'altra storia? Non ho capito. E incamuggiati erano questi due? Sì, ma non presero me. Presero una ragazza, per l'appunto io era una di quelle sere che non potevo andare a lavorare. Ero lì in via dei Banchi, in piazza Santa Maria Novella. Era in Santa Maria Novella e due presero una ragazza che mi assomigliava, chiamandola per mio nome, Gabriella, ti s'ammazza. Signora, la ringrazio. Oh. Chiudo così. Il deposito è verbale. Bene, allora, per andare. Posso andare? No. È ancora lunga, signora. Fra poco, signora, stia tranquillo. Avvocato pure andai. Signora Ghiribelli, ecco lì alla finale. Lei può, mi scusi, ci può dire che cosa le confidò Filippa Nicoletti a proposito di Vanni e di Pacciani? Ne vede il motivo, ve lo dirà lei. Poi a me non mi ha confidato nulla. Io sono andata a Arezzo, però non ha detto nulla. Dunque, quando lei fu sentita dal procuratore della Repubblica l'8 febbraio del 96, riferì alcune cose al procuratore della Repubblica, alcune confidenze che le aveva fatto la Filippa Nicoletti a proposito di Vanni e di Pacciani, se lo ricorda? Ma che la Filippa fosse l'amante di Pacciani e di Vanni si sa. Come lo è stata di Giancarlo, ma lo è stata di tutti. L'assurdo è che ora mi può, non può pretendere al 96, siamo nel 97, io mi posso ricordare. Sì, ma io non pretendo nulla, pretendo semplicemente di sapere da lei se ricorda qualcosa di più su queste confidenze circa il Pacciani e il Vanni. È una cosa molto semplice, non è una cosa complicata. No. Stia tranquillo. Allora gliela ricordo io. Mm. Lei riferì al procuratore della Repubblica circa un anno fa che il Pacciani era sempre con il Vanni, vanno sempre a coppia. Ah sì, per quello si lavano sempre insieme. Mi disse che questo amico del Vanni, violento, si chiamava Pietro.
Ecco, lei conferma questo particolare? Sì. Cosa intendeva vanno sempre in coppia? Ci può essere più specifica oppure è un... No, no, dove usciva, dove andava uno andava l'altro, erano sempre insieme. Non ho altre domande, grazie. Prego. Altri? Parti civili? Difensori, imputati? Nulla. Lascia smettere anche lui. Signora, mi metterò anch'io poi, dai. Senta signora, lei ha parlato di essere passata la notte dell'omicidio degli Scopeti vicino alla piazzola. Sì. Ecco, io vorrei sapere, era sola o... No, ero i galli. Non si arrabbi, non si arrabbi, non c'è una domanda. Oh, l'ho bella detto tre volte. Vabbè. Essere un po' tranquilla, eh? Ero Roberto, no, sono stanca, ragazzi. Signori, se no davvero. Senta signora, ma si ricorda esattamente a che ora passò? Ora la mi chiede troppo. Io so soltanto per questa macchina rossa. Ero insieme a Roberto, cioè Norberto e Galli. Addirittura il giorno dopo lui mi disse: non t'azzardare a dire che ha visto la macchina a nessuno, dice. Sono riuscito a prendere una busta di botte, mi disse. Sì, no, io le ho chiesto un'altra cosa, signora, le ho chiesto, ma si ricorda a che ora lei avrebbe visto questa macchina? Senta, quando io smettevo di fare la mignotta, non guardavo mica l'orologio. Approssimativamente, sarà state l'11, mezzanotte, le 2, no, le 3? No, dall'11 a mezzanotte, forse. Sono a mezzanotte, via? Sì. L'ha detto prima così. Ecco, ma lei signora di solito quando smetteva di fare il suo lavoro? Dall'11 e mezza mezzanotte, perché più tardi di mezzanotte non ci stavo perché avevo paura. Ma lo faceva a Firenze quindi? E smetteva verso l'11 e mezzo mezzanotte? Sì. Quindi a San Casciano doveva essere a un'ora un pochino più tardi? Sì, a quell'ora non c'è mica nessuno, se saliva la svelta a San Casciano. Senta signora, lei ha detto che ha frequentato molto la casa dell'Indovino. Ecco, io le chiedo, ma in maniera, se mi può rispondere in maniera ben precisa, ma lei Vanni l'ha mai visto in questa casa? Sì. Quando? Nel periodo che c'era Salvatore. Sì, ho capito, ma in occasione di che cosa? Quante volte? No, io lo vedevo, l'ho visto anche il pomeriggio, il sabato e la domenica soprattutto, anche lui, perché gliel'ho già detto prima. Che io il sabato e la domenica, oltre a passarci di notte, ci passavo anche di giorno da lui, da Salvatore, in quanto andavo a fare la mignotta il giorno. Sì, però... E allora ci trovavo lui con l'Antonietta, ci ho trovato diverse volte. Senta, lei ha anche detto, rispondendo a un difensore di parte civile, di aver visto sempre insieme il Vanni con il Pacciani e facevano, dice lei, coppia. Ecco, ma io vorrei sapere da lei... Questa sua affermazione è un'affermazione de visu, cioè che lei l'ha visti veramente in sì. giro? Ma dove l'ha visti? L'ho sempre visti lì da Salvatore o se no alla cantinetta giù, perché bevevano sempre la cantinetta a bere anche lì. Quindi l'ha visti praticamente dall'Indovino e a bere? Sì. Bene. Senta, lei ha avuto una relazione con l'Indovino Salvatore o no? Per carità di Dio, no. Mancherebbe quella. Non è mia nulla di male, poteva averla anche avuta. Per carità di Dio. Senta signora, lei si ricorda se nel 1981, verso la fine dell'anno, è stata ricoverata in ospedale? Chi? Io? Sì. Per che cosa? Come per che cosa? In ospedale si va per una malattia. Ma a lei cosa gliene importa? Signora, questo lascia no, fare, questa è una valutazione mia. Che gliene frega, che gli porto? Tutti i corrumori che sono stati all'ospedale. Vabbè. Ma è una domanda assurda secondo me, scusi. Signora, lei risponda alla... No, io non le rispondo. Lei è una testimone, deve rispondere. No, io non le rispondo perché sono cazzi mia. No, signora, lei finché la mi, no, finché signora. La mi domanda su quello signora. Che c'è da dire tutto mi sta bene. Signora, su quello che signora, ma abbia pazienza, signor no, abbia pazienza lei, abbia pazienza lei, perché qui sta per fare il testimone, non per fare la sceneggiata. Ma per non faccio sceneggiata, allora, proprio per calma, questo. Calma e sangue freddo. Ora facciamo ma sono stata rioperata tante volte, Sania, le basta.
anche per ubriaca. Signora avvocato, mi dica cosa vuole ancora attinenza a questo fatto con i fatti di quel processo. Attinenza, perché la domanda mia era di sapere per quale motivo era stata ricoverata, e se mi dava una certa risposta volevo sapere se questa malattia, chiamiamola così, la signora ce l'ha tuttora. E non so che malattia. Il diabete. Per il diabete? Non per forme acute di etilismo, signore. Anche perché sono ubriaca. Ecco. Ogni tanto prendevo delle sbronze. Perché io da sana non ci andavo a fare la mignotta, dovevo sbronzarmi. Signora, non c'era lei male. Vabbè, lo poteva dire subito, scusi, glielo dicevo. Signora, io sbronza, non so. Bere un po' per eccitarsi un po', alterarsi un po', ma non è che andavo ubriaca. No. Io non credo. Per prendere il coraggio, detto. Come? Prende il coraggio, per fare il coraggio. Vabbè, coraggio l'ho detto. Se io andavo sana, alla mignotta non ci andavo. Senta signora, un'ultima domanda e poi la lascio fare. Le ho che ha fatta anche poco, via signora. Mi sembra di sì. Senta, lei oggi ha detto, rispondendo proprio a me, di aver visto il Vanni in casa dell'indovino. Ecco, io le chiedo, come mai invece precedentemente nell'istruttoria aveva sempre detto, in questa circostanza non l'aveva vista direttamente, ma gliel'aveva detta la Filippo? Così l'ha detto. No, io l'ho detto. Nei verbali. Detto e circoscritta, addirittura. Avvocato, mi scusi, c'è verbale in cui dice che c'era anche Vanni, vabbè, quindi non gli può contestare una cosa che la signora non ha detto nei verbali, mi permetta? C'è un verbale che ci è stato fatto il confronto. C'è sempre detto. Bene, io non ho altre domande. Ancora. Signora, senta un po', abbia pazienza. Sono stanca. No, vabbè, ma un momento, vuole che si faccia una pausa? O preferisce... No, si tronca subito, diciamo, me stanno le cose via. Senta. Per andare a casa. Io solo una domanda. Ah, scusi, Una precisazione. Signora, lei ha detto che si fermava in casa dell'indovino quando tornava il sabato sera per fare la iniezione? Sì. E vi si fermava anche il sabato quando andava di giorno a lavorare? Sì, anche la domenica di giorno. Ma si fermava a casa o vi transitava soltanto davanti? Questo non ho capito bene. No, io mi fermavo proprio a casa di lui. Quindi andava a trovarlo in casa? Scusi, aveva pazienza, ma che lì faccio la puntura a distanza? No, non ho capito. C'era il sabato sera la puntura, anche la domenica faceva la puntura due volte? Sì. Solo questa precisazione, grazie. Prego. Signora, forse ha già risposto, comunque è una precisazione, non si preoccupi. Lei ha detto che vide lì agli scopetti quella sera nel tornare sulla mezzanotte, sì, minuto più, minuto meno, insomma non è questo il problema, una macchina rossa scodata. Bene. Riconobbe che era quella del Lotti? No, non ho detto l'era del Lotti, che io l'era del Lotti l'ho saputo ora, in benissimo, seguito, benissimo. Allora, ma da lui stesso, da Giancarlo stesso. Allora, la domanda è questa, perché allora gli ha telefonato per sapere di quella macchina? È andata così, che a me mi sono venuti gli inquirenti a casa, quelli della SAM, la squadra antimostro, e ho riconosciuto tra l'altro uno di questi della squadra antimostro, che all'epoca era lì, così, no? Mi sono venuti a casa, dice, guarda, dice, ti devi presentare, dice, insomma, addirittura, mi sono presentata lì con loro, addirittura, e mi hanno detto che Giancarlo aveva fatto il mio nome, perché probabilmente le avevano domandato a Giancarlo se frequentava qualche donna, e lui gli ha detto di me. Cioè, questo deduco io, almeno a essere coerente, no? E... se non che quando io sono tornata, io naturalmente agli inquirenti ho detto la verità. Sì. Ho detto, io sì, io con una macchina, io l'ho vista quella sera, era scodata, perché torno a ripeterle, signor giudice, che io non mi intendo affatto di macchine. Che tipo di macchina fosse proprio non lo so. E quando sono tornata a casa, visto che mi hanno fatto il nome di Giancarlo, perché si vede che gli aveva fatto il mio, io ho telefonato a Giancarlo a San Casciano, gli ho detto, Giancarlo può venire un attimo a Firenze, ti devo parlare. Dice sì, come è arrivato a Firenze gli faccio, ma che discorsi fai te? Dice, io faccio nei miei riguardi. No, dice, quando ho domandato, dice, se io frequentavo qualche ragazza, dice, ho detto, dice, frequentavo anche te. Dice, oltre alla Filippa, mi fa Giancarlo. Dio, ma non è che allora quella macchina rossa che io ho visto, scodata, che forse la fosse tua? E lui mi fa, che non ci si può fermare nemmeno a pisciare.
parole sue testuali, lineari. Con questo ha messo la macchina, era veramente sua, basta. Ma io l'ho saputo proprio il giorno che mi hanno interrogato. Ma lei aveva messo una macchina simile in possesso delle Lotti? No, io ne avevo visto una celeste. Lucio ne aveva una celeste, però comunque lui soltanto una celeste, perché lui ha sempre avuto rosse le macchine comunque. Comunque l'ha messo lui. Senta, la macchina. Un'altra cosa, quando l'hai passato col Galli quella sera lì agli Scopeti, questa macchina dove era esattamente? Gliel'ho detto, vicino alla piazzola, però con il muso verso per la piazzola, parla su alla piazzola o giù alla strada? Lei passa tra l'uno e l'altro posto, no, proprio in cima. Ecco, qui all'ingresso della sì, strada che porta alla piazzola. Con il muso, sì, con il muso che va poi verso. Senta, c'era qualche altra macchina ferma lì o no? No. Io ho visto soltanto, c'era questa tenda così e questa macchina rossa, che tanto è vero io faccio a Roberto, dico, che ci fa una macchina rossa? Già due giorni avanti mi ero meravigliata del discorso di una tenda nana così. Ma lei la tenda quando l'ha vista? Perché la tenda si veniva dalla strada? Sì, ora se la lasciava ora non lo so come l'è messa ora la piazzola, ma all'epoca c'era questa piazzola tutta senza alberi, sì, né erba né niente. Voglio comunque sapere che questa macchia rossa era a fianco della strada, all'imbocco della stradina che porta alla piazzola. Sì. È così? Sì. E non c'era nessun'altra macchina? No. Bene. Senta, lei ha parlato di una cricca che frequentava la casa di Indovino. Sì, e c'era il Vanni, il Lotto, il Pacciano. Chi altro c'era in questa cricca? Il Pucci. Gliel'ho bella detto, no? Fernando a una certa ora andava a casa perché c'ha la zia. E se lui rientrava alle 7:30 l'8 la sera e ogni danno mi andava a mangiare, la zia dice che la zia sono sua, questo lo sapete voi. E poi c'era Luciano. Ma la testa? Renato, io l'ho rivisto, gli ho detto, l'ho conosciuto a Firenze, Renato. No, il Luciano, ma è Luciano, ma la testa? No! Domanda a Paradiso. Paradiso, allora, sì. Allora tutto un'altra. Vabbè, Luciano Paradiso, poi? Poi c'era un'altra ragazza, ma gliel'avevo detto una volta, mi sembra il signore lì. Ecco, senta, un'altra cosa. Lei ha detto che passava lì per il sabato, domenica per fare la puntura all'Indovino, eccetera. Vedeva delle. No, un momento, io le punture gliele facevo tutte le sere, perché la mignotta la facevo tutte le sere all'epoca dei Galli. Sì. Capito? Sì. Io venivo via alle 7:30 di casa da San Casciano e rientravo verso l'11:30, mezzanotte così. Sì. Siccome questa persona aveva un tumore, di conseguenza, invece di prendere la superstrada per venire a San Casciano, facevo quella strada lì che così mi fermavo direttamente da Salvatore a fargli la punta. E poi andavo via, normale. Comunque, torno a ripetere, il sabato e la domenica, siccome il sabato e la domenica venivo a Firenze il pomeriggio, verso le 2:30, le 3, anche perché avevo l'appuntamento sempre con Giancarlo o con Fernando, che loro venivano giù con la macchina, ci si trovava lì in via Fiume, oppure quando abitavo in via delle Belle Donne ci si trovava in Santa Maria Novella, per dire, con loro. Allora il sabato e la domenica venivo via il pomeriggio, fino alla sera non ritornavo a casa, capito come? Sì. Senta, e l'Indovino ha mai invitato lei a andare a casa sua a questi convegni che si creavano lì? No, perché lo sa che in queste cose non ci credo. Quando lui dice vuoi fare le magie mi scappare a ridere. Ma l'ha invitato o no a andare? No. Proprio perché sa che no, non ci credo. Via Fiume. Lei nell'85 si prostituiva sempre in via Fiume, in una pensione lì vicino? Sì. Via Fiume, sì, gliel'aveva detto prima, sì. E c'è diverse pensioni, a parte non ci sono più, sì, che posso fare anche nomi, Siretta Merici,
con la pensione banchi. Lei a che ora andava a lavorare lì via Fiume? La domenica, il sabato, la domenica? Alle 2:30 ero già lì. Il Lotti, il Vanni e i suoi clienti subito? Giancarlo, no, Giancarlo veniva insieme a Fernando. Fernando. In macchina, così. E un giorno mi fa, perché io torno a ripetere, che io il Vanni lo conoscevo già, perché veniva, quando io facevo la spesa la mattina, il lunedì mattina in mercato, già lo conoscevo, tra l'altro me l'aveva presentato Roberto e Galli, sì, me l'aveva presentato, no? Però dei veri rapporti io con Vanni non l'avevo mai avuti, se non che tramite Giancarlo mi fa, dice che ha necessità di soldi, mi disse il giorno avanti, venerdì sera, io se no dico mi ero qui. Dice, allora ti porto io diverse persone. Dice, tanto loro vengono, dice, con la sita. Io tanto vengo, dice, insomma, Fernando, con la macchina, c'è il problema, mi fa. E così ha conosciuto il Vanni. E così ho conosciuto il Vanni. Io non ho altre domande. Ci sono? Può andare, signora. Grazie. Bene. 5 minuti di interruzione. 10.